conoscere il caso intimo e un po' misterioso di Irene Grandauer. Il nome è fittizio, naturalmente, per ragioni di riservatezza. Il suo musicoterapeuta aveva cominciato a descriverne il caso e ne conservava gli appunti all'interno di un cassetto. Già questa documentazione aveva suscitato grande interesse e altrettante discussioni. Successivamente, però, cosa è successo? Il relatore di quelle prime note è scappato con una brasiliana, ballerina di samba, e ora ha una piccola ditta di caffè a Rio de Janeiro. Ora, gli studiosi che si stavano appassionando al caso sono privi dei dati scientifici per poterne trarre delle conclusioni convincenti e hanno chiesto a noi se potevamo provare con mezzi di fantasia, liberi e un po' azzardati del teatro, se potevamo provare ad entrare più a fondo a quella ricerca interessante. E questa a cui tutti voi parteciperete. Altro non è che un primo tentativo di un dramma teatrale ancora da inventare. Uno spiraglio. Irene Grandauer aspettava un figlio, una bambina. Dopo 9 mesi completi di gravidanza, alla vigilia del parto, verso sera, il medico l'ha avvertita che la bambina era morta. Pochi minuti fa abbiamo ricevuto un nuovo quaderno con parole sfuggite alla raccolta dei dati. Le prime pagine sono bianche, ma dentro appaiono frasi con la calligrafia di Irene come confessioni e riflessioni abbandonate, scritte in momenti differenti della sua storia. Non possiamo che leggerle. Le parlo. Quante parole ho inventato in questi giorni ad alta voce. Che cosa capirà? Non so. Ma so che vivrà con questo mio suono per sempre. Ho cominciato così presto ad amarla. Per tutte queste settimane mi sono domandata, glielo dirò quanto l'ho amata. Aspetterò quanti anni a confessarglielo. Non è nata. Lo scrivo per poterlo leggere, perché ci devo credere. L'ultima notte la mia bambina è diventata un fardello. La mattina vuole vederla? Già, prima di sbarazzarcene. Quando finisce? Una colpa che uno ha dentro se rassomiglia a un rimorso. Ma nemmeno che me l'ha consigliato? No.
Avevo male. Avevo anche paura. Avevo noia di me. Sapevo che quella non era una malattia da medicina. Una mia amica andava dallo psicanalista, ma sognava tutte le notti strade nebbiose e sporche che la portavano allo stesso crocicchio. Sempre. E io volevo... Volevi? Io? Ritrovare il filo di me stessa. Mi pareva smarrito, lontanissimo, più indietro di me. Non volevo argomenti nuovi, neanche vecchi. Ho saputo che qualcuno lo cercava con la musica. Ed eccomi qua. Irene, benvenuta. Incominciamo. Tu sola puoi andare più indietro di te stessa. Vieni in questo piccolo gruppo per non avere paura di incontrare gli altri, di conoscerli, di toccarli, di accettarli e di rifiutarli. Ora, chiudi gli occhi, non avere paura. Chiudi gli occhi. Segui il ritmo del mio respiro. Ora vi lascio soli. Ognuno lo so. Non abbiate paura di incontrare gli altri. A pensare come siete accolti o rifiutati. Ognuno resti concentrato su se stesso, su quel cassetto profondo che non si apre mai. Cominciate pure ad emettere dei suoni. La stanchezza di...
di un peso dentro, dimenticato lì. Non era un combattimento psicologico, no. Era la testa, erano le gambe e lo stomaco e la pancia. Io mi chiedevo il perché. Ne cercavo un motivo dentro la mia vita, ma non trovavo nulla di proporzionato. Confusamente ripassavo i giorni della mia esistenza, quelli normali, quelli dolorosi, ma mi sembravano tutti più leggeri, più sopportabili del dolore che sentivo in quel momento. Guarda che cosa ho comprato! Così, al momento giusto la nostra piccola Ruby troverà tutto pronto. Palla, palla delle mie brave e più felice delle altre. Dai, manca ancora meno un mese. Cioè, ho pensato, le prime settimane, i primi giorni, chissà la notte, già me le immagino. E chissà ciò che per mamma, la bella seccatura. Ma pensa alla gioia di vederla lì. E ogni mattina la saluteremo. La saluteremo. E poi ci riprenderemo le nostre notti e faremo. Ti prenderò alle mie braccia. Pochi minuti. Ti carezzerò. Sai la gioia quando ti do una carezza. È una pacca sulle, poi ti dico, giusto piacere, doppio potere. Sapessi che nostalgia ne ho. Tu sei così bella. Ma così adesso mi pare una Madonna del 300. Oh, beh, piuttosto del 600. Una Madonna del 600. Ecco. Beh, io ti rispetto, non ti tocco. Ma puoi anche toccarmi, sai. Poi ci ritroveremo e ogni mattina la saluteremo. Mio marito è un signore. Quando sono uscita dalla maternità mi ha voluto precedere a casa. Non so che cosa si aspettasse o mi aspettassi. In fondo non c'era niente da dire. E non mi ha detto niente. Poi, una sera, non vuoi guardare la televisione? Se ti fa piacere, cara, volentieri. Un'altra sera? Non ti mostriamo davvero tanta voglia di fare qualcosa, ma abbiamo tutta la vita davanti. Un'altra sera? Il destino dà e toglie. Meglio così, prima di averla vista. Ma noi siamo più forti, vero? Io farò tutto per te. Ti sei mai dato? Che cosa vuoi dire? Tutto te. Come? Quando? Nel fare l'amore, ad esempio. Dico, date quel davvero. Io non lo so nemmeno di me. Eppure ti voglio bene. Come sei cara. Sto cercando di diventarla davvero. Da quei tuoi amici musicanti. Tu non ci credi al lavoro insieme a loro? No, se ti fa piacere, cara, se ti può aiutare. Un'altra sera ho avuto un'intuizione e ho mentito. Caro. Cara. Sono di nuovo incinta. Parliamone. Non mi amava. C'era uno psicanalista, io non sapevo che lo fosse. Conosci
sentiva come a casa sua. Dei cioccolatini me li porta sfusi. I mariti non sanno mai dare e non sanno mai darsi. Vedi, loro non amano, sbrigano. Bisogna avere pazienza. La pazienza è una virtù? Dosarla. Credo di aver sbagliato dose. Ma la tua è una pazienza liscia o con un po' di zenzero? La mia è una pazienza paziente. Ma gli cucini cose buone? Gli dai bacini dietro l'orecchio? Lo fai incazzare? Cioè, lo fai ingelosire con quelli della musicoterapia? Fate sempre ciupi ciupi. Quella cosa? Quella cosa. Avete un gatto? D'inverno vi comprate le castagne arrosto, parlate mai di sole, di stelle. Quante volte ridete? Quante volte vi prendete per mano così, senza un motivo? Parlate di bambini. Perché me lo domandi? Prima ne parlavamo tanto, anche troppo. Poi da quella sera è sceso un po' troppo buio. Se potessi cancellare quelle giornate. Ma nessuno può cancellare niente, non è vero? Nemmeno Gesù Cristo, anche se dice che cancella i peccati del mondo. No, scusami, ma quella è una traduzione mal fatta. Qui tollis che tolli. Traduzione sarebbe che prende su di sé i peccati del mondo. Prende? Ma si è vissuto tanti secoli fa. Se lui è via se ne può stare fuori da te. Ah, lui è un'altra cosa. E forse anche il tempo è un'altra cosa. Dio. Se avessi commesso qualche colpa, mi piacerebbe prendermela io su di me e rimetterla a posto. Magari te lo lascio fare. Glielo dici tu? Ma sai di che cosa hai bisogno tu? Di essere un po' più felice, eh? Un po' più bambina. Lo facevi anche tu quel giorno. Parla che butto te, io sono tu. Parla che vola! Io sono Dio! Parla di Dio! Io sono Dio! Palla mia, mascalzone e traditrice! Se adesso ti prendi sono felice. Io la sapevo. Palla che vola! Sono una suola. E come si fa la suola? Così. Deve essere bello fare ciupi ciupi con te. Ma per farlo con me bisogna dare la vita. Prendi. Era bellissimo. Ogni volta, prima, durante, dopo, quell'amore ben fatto rassomigliava invece un po' troppo a quell'altro, con l'impacciato. Una carezza lunga e poi... Beviamoci su! Beviamoci! Dio!
A noi due? Cosa pensi? Sembri Cristo. Scusa, Drubi. Drubi? Ah, come mai Drubi? Quando non sapevamo ancora se sarebbe stata maschio o femmina, così, per scherzo, abbiamo cominciato a chiamarla Asdrubale. E com'è? Non me ne hai mai parlato. Ah, non l'ho vista. Ah. No, non mi ricordo. Sì, non l'ho vista. Probabilmente eri piena di sedativi. Ero piena di sedativi. Ormai è passato. Ma passato è passato. La vita va avanti. A noi due. Cin cin. Tu sei sempre sicuro, vero? Quasi sempre. Vorrei esserlo anch'io. O forse no. Ecco, vedi? Mi sembra di avere continuamente bisogno di chiedermi. Chiedi a me. Ma lui? Volevo fare una domanda sola. Mi ami? Ti amo. Eppure la risposta non bastava. E mi tornò la vecchia tentazione. Caro. Caro. Sono incinta. Parliamone. Non mi amava. Thank you.
fosse... Maledetta la fine della vita! Maledetta la medicina! Maledetto il dottore che non immaginava! E maledetta l'infermiera che me l'ha buttata via! Sono nelle tue mani. Andate via. Giorni mediocri. Poveri giorni migliori, che non significano nulla. Giorni di tradimento. Abbandonate e rimosse, quasi fossero il male e non la gioia. Maledetta la
la vita. Maledetta la medicina, maledetto il dottore che non immaginava. Maledetta l'infermiera che m'ha intontita di calmanti. Forse. Mi hanno chiesto, vuol vederla? E io ho risposto, no. Ci sono stati 9 lunghi mesi che ho misurato senza calendario, senza orologio, col pulsare del sangue, con l'affluire del latte. Non ci avevo pensato più. Ma se davvero il tempo fosse un'altra cosa dalla nostra paura di quel muro, se davvero fosse una cosa che si rompe, fragile e apparente. Se davvero mi fosse concesso di riprendere su di me quel mio stupido, sventurato gesto lontano, mal cominciato, e finirlo giusto, come se il tempo fosse mio, come se il tempo fosse nostro, tempo del sangue e del latte, e del respiro, tempo della canzone e dell'anima. E salutate.